che sarà deciso, però io credo che la situazione economica, finanziaria attuale del paese e anche delle nostre società potrebbe portare in futuro anche a cambiamenti. Vedremo quanti riusciranno a stare in questo sistema. Ovviamente da parte delle istituzioni ci deve essere la massima attenzione. È un nuovo mondo da scoprire. La Lega 2 subirà una trasformazione alla fine del prossimo anno, della quale non si conoscono ancora tutti i connotati, ma bisogna iniziare già adesso a lavorare per quella data. Il presidente Bonamico è stato a Verona ospite di Renato Caroli, ve lo ricordate? Era nello staff tecnico della Scaligera nella seconda metà degli anni Ottanta e all'epoca ebbe una intuizione geniale, quella di organizzare camp estivi di basket per i ragazzi nel vicino Trentino. 5 anni che non dimenticherò mai. Il camp nacque nel 1988 e poi il percorso e la strada è stato un percorso stupendo che abbiamo vissuto con tanti amici, tante persone veramente disponibili e con grande umanità. Oggi che il Folgheria Camp compie 25 anni ha deciso di festeggiarli proprio a Verona, dove l'iniziativa è nata. Così la sede della Glaxo è diventata luogo di ricordi ma anche di prospettive per il futuro. Perché? Dopo i 25 ragazzi della prima edizione, oggi è una realtà da 900 persone per volta e 100 istruttori. E poi ci sono le stelle ospiti, dagli allenatori come gli americani D'Amico, Massimino e Peterson, ai giocatori di Serie A che si sono messi in luce nel corso delle ultime stagioni. Alla conferenza stampa di presentazione molti di loro erano presenti, perché il camp estivo è sì basket, ma anche tante altre cose. La vita assieme ai compagni, in mezzo alla natura del Trentino, con tante attività cadenzate nei turni settimanali e l'occasione di stare vicino ai campioni. È la passione per questo sport che si trasforma in vacanza. Apprendimento e divertimento, insomma. È il mix vincente. E ancora sport, grande cornice di pubblico, tanti protagonisti dello sport veronese per il gran galà dello sport del comune di Castellazzano organizzato dall'assessore Massimiliano Liuzzi.